Mi sono sentito male dopo aver bevuto il caffè che quella donna mi ha offerto appena salita in auto. Sono finito con la vettura contro una cancellata, per fortuna senza gravi conseguenze, ma quando ho ripreso conoscenza, mi sono accorto di non aver più l'incasso della giornata, 650 euro. Ero stato derubato. Ecco le parole di un tassista milanese di 51 anni. Il 15 gennaio scorso è stato coinvolto in un incidente stradale nella zona di Monza, subendo anche il furto dell'incasso della giornata. Questo episodio è avvenuto dopo un incontro con una donna precedentemente conosciuta su un'app di incontri. Dopo essersi addormentato al volante, al suo risveglio, successivo allo scontro con un cancello, si è ritrovato solo e senza un centesimo. L'esperienza di questo uomo ha richiamato alla mente dei carabinieri il caso delle vittime di Tiziana Morandi, nota come la mantide della Brianza. La donna è stata condannata a 16 anni e 5 mesi di carcere per aver drogato con potenti farmaci 9 uomini e successivamente averli derubati. Questo è quanto dichiarato dal magistrato. Per poco non ci è scappato il morto. Gli investigatori sono quindi sulle tracce di un'altra mantide, un'altra seduttrice disposta a compiere qualsiasi azione pur di derubare le sue vittime. Alla fine, Lindis Perez Felip, una donna senza fissa dimora di origine cubana con passaporto boliviano, domiciliata a Cornate d'Adda, è finita in manette. Operava nella stessa area in cui Tiziana Morandi aveva colpito per mesi. La donna è stata arrestata recentemente dai carabinieri perché, dopo aver addescato e narcotizzato almeno 2 uomini per derubarli, le indagini continuano poiché è probabile che ci siano molte più vittime. L'arresto di Lindis Perez Felip è stato frutto di un incidente stradale accaduto il 26 gennaio scorso, in cui un automobilista di 66 anni di Trezzo sull'Adda è rimasto coinvolto dopo aver accettato un caffè drogato dalla donna. L'uomo ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro in una rotonda, riportando gravi traumi. A differenza del tassista, il conducente ha subito lesioni serie, trovandosi privo di sensi all'arrivo dei soccorsi e successivamente trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Raffaele di Milano. Vicino all'auto, i militari hanno notato la presenza di una donna, successivamente identificata come Lindis Perez Felip. Secondo i testimoni, la donna era a bordo dell'auto al momento dello schianto. La sua persona è stata perquisita e durante la perquisizione sono stati trovati in tasca diversi blister di benzodiazepine, un potente narcotico. Successivamente, i carabinieri hanno ispezionato la stanza dove si appoggiava per la notte, presso l'abitazione di un'amica, e hanno rinvenuto ulteriori confezioni di medicinali e 150 euro in contanti. Nel giro di poche ore, l'automobilista si è ripreso e ha raccontato di aver bevuto un caffè offerto da una donna giovane e attraente, di origini cubane, incontrata di persona dopo averla conosciuta su un'app di incontri. Subito dopo aver consumato il caffè, è rimasto coinvolto nell'incidente. La sua testimonianza è stata corroborata dalle immagini delle telecamere che hanno registrato l'evento, mostrando l'uomo al volante e la presenza della donna cubana. Gli inquirenti hanno collegato quanto accaduto alla denuncia ricevuta il 15 gennaio scorso da parte del tassista milanese, i cui racconti e quelli dell'automobilista coincidono. A questo punto è stato interrogato anche il barista del caffè di fronte al quale la cubana aveva incontrato una delle vittime. Il barista ha confermato che Lindis Perez Felip era una cliente quasi abituale e ha dichiarato di averla osservata mentre maneggiava il bicchiere di caffè che successivamente aveva offerto alla sua prima vittima, il tassista. È probabile che la donna vi avesse aggiunto potenti sonniferi. Attualmente Lindis Perez Felip è difesa dagli avvocati Milena Porro e Giuseppe Del Campo di Como. La donna è accusata di rapina, sia già consumata che tentata. Sui suoi profili social, in cui appare bionda e sorridente, la donna afferma di essere un'infermiera, presentandosi allo stesso modo anche sull'app di incontri. Tuttavia, la veridicità di queste affermazioni è ancora incerta. Nel frattempo, le indagini proseguono e sembra che almeno altri 2 episodi sospetti siano emersi.